seconda parte andiamo a vedere quali sono le equazioni che andiamo a scrivere meglio di quanto abbiamo fatto prima. Tutte queste cose, i tubi, prima di poter scrivere tutte le equazioni in maniera effettiva, voi dovete aver scelto la tipologia delle tubazioni che mettete nell'acquedotto. Noi abbiamo parlato che lì ci vanno dei tubi, ma non abbiamo parlato di materiali. I materiali che vanno messi in un acquedotto sono o acciaio, o ghisa, se vogliamo avere alte resistenze alla compressione, cioè per esempio in posti dove passino dei veicoli, per esempio. Oppure possiamo utilizzare, e normalmente viene utilizzato con maggiore frequenza, i materiali plastici, cioè il polivinilcloruro, quei tubi arancioni che voi vedete in giro nei depositi di edilizia, o polietilene ad alta densità, tubi di solito forditi in rotoli neri con una strisciolina azzurra di fianco, che significa per uso potabile. Il costruttore delle tubazioni vi dà delle informazioni sulle tubazioni, a parte i diametri commerciali e queste cose qua, che sono abbastanza ovvie. Per esempio, l'informazione importante è la scabrezza del tubo, cioè il KS di Gauss-Strickler, che serve per calcolare la dissipazione, e questo è un elemento che voi scegliete i tubi, scegliete i diametri, dal costruttore, a seconda del tipo di materiale che usate, avete la scabrezza. Queste sono tutte le informazioni che vi servono. Dopodiché voi avete suddiviso l'area per ciascuna funzione, sapete qual è l'emungimento lungo un tratto in relazione all'area che vi afferisce, quel tratto. L'emungimento di quel tratto che avviene in maniera distribuita, voi lo assegnate ai nodi, per esempio suddividendo per due, e la portata è muta dal tratto medesimo. Dunque abbiamo parlato di tutte queste cose, va bene, condizioni di funzionamento, eccetera. Nella rete di distribuzione esterna potete usare tubi fino a 3 pollici, l'abbiamo già detto. Tutti i diametri, ed è la cosa che ho detto sul finale della lezione precedente, tutti i diametri che voi assegnate sono diametri di primo tentativo. Una volta che voi avete assegnato i diametri, risolvendo il sistema che poi andiamo a scrivere, siete in grado di calcolare le altezze piezometriche, e in funzione della domanda che si viene a verificare in quell'ora, siete in grado di verificare anche qual è la distribuzione della piezometrica che voi avete. Se ci fosse qualcosa che non andasse bene, cosa tipicamente? Piezometriche troppo basse nelle ore di massimo consumo, piezometriche troppo alte nelle condizioni di minimo consumo. Se ci fossero delle cose che non va bene, la prima cosa che dovete fare è cambiare i diametri delle tubazioni, vedere, oppure cambiare anche la topologia della rete, perché non è detto, a volte la dissipazione dipende anche da come voi avete strutturato la rete, quindi dal punto di vista del progetto voi potete anche fare più tentativi diversi come topologia della rete. E poi dovete fare appunto le tre verifiche: verifica in condizioni di punta, verifica in condizioni di minimo, verifica antincendio, e l'altra cosa che non vi ho nominato è la verifica con la rottura in uno o più tratti. È ovvio che se la parte di rete che state analizzando è una parte di rete ad albero, se voi rompete una tubazione c'è una parte di utenza che non riceve acqua, questo è ovvio. Se invece voi tagliate una parte di una maglia, tutta l'utenza rimane comunque
riceve acqua, però bisogna verificare anche che siano, che comunque riceva acqua a sufficienza e con una piezometrica adeguata. Quindi dovete fare queste cose, le abbiamo già detto, bisogna verificare. Sugli idranti antincendio abbiamo detto che un idrante può anche consumare fino a 15 litri al secondo. In realtà ne esistono di diverse tipologie. Quando voi se voi dovete andare a progettare una parte di acquedotto, la prima cosa che fate è andate dai vigili del fuoco e gli chiedete che tipo di idranti dovete installare o far installare nella vostra rete. In genere i vigili del fuoco hanno delle loro tabelle che sono legate anche al tipo di zona urbanistica con cui hanno a che fare. Per esempio, se siamo in un centro storico, in Alto Adige, per esempio, dove ci sono delle case in legno, tipicamente dovremmo fornire degli idranti, magari anche ben collocati, ma che forniscano 15 litri al secondo. Se voi invece, non so, siete in un altro posto in cui non c'è pericolo sostanziale di incendio, di distruzione, magari vi viene detto di posizionare degli idranti che hanno una minore capacità, per esempio 10 litri al secondo o 7 litri al secondo. E inoltre non solo vi viene data questa indicazione sul tipo di idranti che voi dovete posizionare, ma anche sulla durata per cui siete supposti far funzionare l'idrante in caso di incendio. Per esempio, nelle zone più critiche potrebbe essere due idranti da 15 litri al secondo che funzionino per 2 ore. Oppure un idrante che funziona a 7 litri al secondo che funziona per 1 ora. Questo ha poi dei riflessi anche su come si dimensionano i serbatoi, come vedremo in una lezione più in là. Dove si posizionano normalmente gli idranti? Beh, uno deve studiare con minimo di senso critico la conformazione dell'abitato nella quale lui sta costruendo l'acquedotto. Le distanze tipiche sono tali per cui gli idranti non devono essere separati, cioè partendo da un idrante si devono poter coprire in pratica tutte le abitazioni. Quindi i vigili del fuoco vi diranno anche quali sono le lunghezze delle mandate delle loro pompe. Per esempio potrebbero essere 100 metri, no? Allora voi tracciate degli ideali circonferenze a partire dal punto in cui mettete l'idrante di 100 metri per vedere dove può arrivare gli idranti e le zone, ci devono essere delle zone di sovrapposizione fra i vari idranti in modo che tutti gli edifici e tutti i posti possano essere coperti. Qui sono metri 50-100 metri di distanza uno dall'altro come distanze tipiche, ma è chiaro che va anche confrontato con la conformazione dell'abitato dove state lavorando. In realtà vi avevo già parlato di tutto questo, cioè quindi quando noi facciamo funzionare gli idranti dobbiamo fare in modo di verificare che la piezometrica sia rimanga sufficiente. Ugualmente per la verifica a rottura, suppongo di tagliare un pezzo, verifica a rottura che in realtà non è neanche una vera e propria verifica a rottura, perché semplicemente potrebbe trattarsi che voi chiudete un tratto dell'acquedotto per manutenzione, però voi richiedete che l'acqua per le case che non riguardano quel brevissima parte che insistono sulla tratta che voi state mantenendo, e le altre case devono essere fornite regolarmente fornendo la piezometrica e l'80% della portata. Bene, noi abbiamo progetti di verifica. Allora, tabella dei nomi.
anche preludio alla scrittura di un po' di equazioni. Allora, L chiamo con L, in particolare L con I la lunghezza di un tratto, D con I la dimensione del diametro di un tubo, Q con I la portata circolante nel tratto tronco iesimo, H con I la perdita di carico in questo tronco, H grande con I. Poi ho anche degli H piccolo con K, tali per cui, ma li abbiamo già visti anche l'altra volta, gli H piccolo sono le altezze piezometriche nei vari punti, quindi H grande è la differenza tra due H piccolo. C con J è la scabrezza del tronco J-esimo, se lo esprimo come del Weissbach, oppure ho K con S del tratto J, dove KS di solito è il coefficiente di Gauss-Strickler che viene indicato come KS. E J è l'elemento dell'esimo. Come vedete, ci sono anche le unità di misura. K con S è una misura un po' strana, L è la un terzo, per un tempo alla meno. Come abbiamo visto l'altra volta, su ogni tratto noi andiamo a calcolare la perdita di carico, e la perdita di carico l'avevamo espressa come quindi un H grande, J per esempio, mi pare qua sia la un H, qui è espresso in forma vettoriale, H grande uguale a che cosa era? La portata Q per una certa matrice delta diagonale, che è questa che vedete qui. Dove? Cosa compare in termini diagonale? C'è un B, che è proprio di ogni tratto e che è legato a tutti i coefficienti che compaiono, a seconda che sono diversi, a seconda che si usi la Weissbach o si usi Gauchler e Strickler. E dipende ovviamente anche dalle unità di misura che eventualmente si stanno usando. Ma qui pensiamo sempre che sia la velocità in metri al secondo, portate in litri e diametri in millimetri. Poi il diametro, come entra? Il diametro entra con un esponente che potrebbe essere il diametro al quadrato, per esempio, ma che dipende dal tipo di formula che si è usata. Quindi c'è scritto mu. Poi c'è la portata che è riportata in modulo. Perché in modulo? Perché come vedremo dopo, ogni tratto è rappresentato con una certa direzione. Questa direzione è assegnata a priori. Ora, se la mia portata risultante è concorde con la direzione che abbiamo assegnato a priori, la portata è positiva. Se risulta negativa, una volta che abbiamo scritto le equazioni, significa che va nella direzione contraria, che noi, vi ricordo, nelle maglie non possiamo conoscere prima di aver risolto il sistema. Poi c'è questa portata in modulo, è elevata ad un certo esponente, alfa meno 1. Alfa perché quell'esponente alfa è uguale a 2 se la turbolenza è pienamente sviluppata, è un numero compreso tra 1 e 2 se la turbolenza non è pienamente sviluppata. In realtà noi usiamo pensare che la turbolenza sia pienamente sviluppata nel moto dell'acqua del tubo, quindi quell'alfa è 2. L è la lunghezza della tubazione. Fatta questa associazione, le due equazioni che avevamo scritto ancora l'altra volta erano queste, quelle che vedete in alto, attraverso la matrice di incidenza, che vi dice quali elementi vanno in un singolo nodo, e è la conservazione dell'equazione di continuità ai nodi. Quella sotto è la perdita di carico nei tratti, che qui vedete c'è questo delta di Q moltiplicato per il vettore, l'unico indice libero qui è l'indice K, H
KJ per HJ, dove J è l'indice di tratto e K è l'indice di nodo. Uguale delta KJ per QJ. Che si possono scrivere anche in questa forma sintetica. Le avevamo già scritte l'altra volta, quindi cioè, immagino che non sia semplice per voi ricordarle in questo momento, perché statisticamente solo alcuni di voi si sono riguardati la lezione dell'ultima volta, e secondo una statistica ancora più stringente, anche di quelli che si sono riguardati le lezioni, solo una parte ha veramente rifatto i calcoli ed ha capito che cosa è successo. Però le equazioni sono queste. I P sono gli emungimenti nei vari nodi e le Q sono le portate nei tratti. Di nuovo il nostro sistema qua. Questo sistema ha tutte le caratteristiche per essere risolto adeguatamente una volta che noi abbiamo fissato i diametri dei tubi. In particolare, nel caso avessimo fissato i diametri dei tubi, le incognite sono le altezze piezometriche. Però è un bel sistema corposo, perché non so, 50-60 tubi significa un sistema non lineare di cui ho 50 equazioni, ho un'equazione per ogni tratto in pratica di questo tipo qua. Si può però semplificare il sistema nel problema di verifica scrivendo un numero inferiore di equazioni, sfruttando il fatto che l'energia, o meglio la piezometrica, è un potenziale. Cosa significa un potenziale? Potenziale gravitazionale. Non è una canzone di Battiato. Potenziale gravitazionale significa che qui, per esempio, sulla mia testa c'è una, la forza di gravità ha una certa, c'è un campo gravitazionale ed è determinato unicamente dalla posizione della mia testa. Se io mi sposto in un altro punto, beh, la variazione della forza di gravità è poca, forse se mi abbasso la variazione è minore, perché il campo gravitazionale dipende dalla distanza, però dipende solo dalla posizione. Quindi anche il carico idraulico è un potenziale, il suo valore dipende solo dalla posizione. Cosa succede quando io mi muovo su una maglia? Parto per esempio da lei, supponiamo che sia una maglia che prende le prime due righe e ritorno di nuovo da lei. La variazione di potenziale è unico, quindi se io considero tutti i tratti su questa maglia, la somma delle variazioni di carico idraulico che c'è sui tratti deve dare zero, perché il potenziale sopra la testa della vostra compagna è un solo valore, è un potenziale. Ed è su questo, va bene, disegno su questa maglia. Noi abbiamo una maglia, due maglie, così per tracciamo le direzioni su questa maglia. In realtà poi dobbiamo scegliere anche delle direzioni di maglia, per esempio questo possiamo scegliere due sensi orari. Cioè abbiamo la direzione sui tratti e anche assegniamo una direzione alle maglie, sempre arbitraria. Il carico piezometrico qui è diverso dal carico piezometrico sull'altro nodo, ed è diverso dal carico piezometrico in questo nodo, ed è diverso dal carico piezometrico in quest'altro nodo. Quattro carichi piezometrici diversi. Tuttavia, la somma delle variazioni lungo il tubo è zero, perché qui se faccio una circuitazione su tutto l'elemento della
metalli, in questo caso idraulico, deve per forza darmi zero perché è un potenziale. Dipende solo dalla posizione, non dal tipo di percorso che io faccio. Posso scrivere quindi in pratica delle equazioni, invece di scrivere quattro equazioni per ogni tratto qui, posso scrivere una sola equazione per la maglia e una seconda equazione per la maglia. E posso sostituire nella risoluzione del mio sistema, che prima aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6 equazioni per i nodi, e aveva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equazioni di tratto, un'equazione che ha sempre 6 equazioni per i nodi, ma 2 equazioni per le due maglie. Per fare questo devo introdurre una matrice di maglie, che qui ho chiamato beta, dove beta KL è uguale a 1 se il tronco è l'esimo appartiene a quella maglia. E beta K uguale a L meno 1 se il tronco è l'esimo appartiene a quella maglia, ma il senso della direzione del tronco è contraria alla direzione di maglia che io ho scelto, cioè io ho scelto la direzione della maglia. Allora possiamo guardare la concordanza tra il segno della direzione di maglia e la direzione del tronco. Qua sono tutti più uno, perché qui la direzione è questa ed è concorde la direzione della maglia. Qui è sempre più uno, qui è sempre più uno e qui è più uno. Però guardiamo l'altra maglia. Qui la direzione di maglia va in senso orario, mentre la direzione del tratto qui va verso il basso, in senso contrario. Quindi dal punto di vista di questa maglia, il beta che correla questa maglia, di cui dovrò assegnare il numero, per esempio questa è la maglia 1 e questa è la maglia 2 scritta in numero romano, il termine che correla l'equazione di maglia 2 al tratto, che potrebbe essere, non so, il tratto 5, in questo caso è più 1, ma in questo caso è meno 1. BLKL è uguale a 0 se un certo tratto non appartiene a quella maglia. Esempi. Qui di nuovo ho stabilito le direzioni verso i tratti, ho stabilito la direzione sulla maglia, tutti arbitrari. Uno potrebbe anche dire, ma non posso cercare di fare in modo che la direzione della maglia sia univocamente determinata dalla direzione dei tratti. Purtroppo questo non si può fare per maglie complesse. Già quella lì, ma lì potevo girare, dare la direzione di maglia in senso antiorario nella seconda maglia. Lì forse riuscivo a concordare le cose e le direzioni dei tratti e girare anche un po' di direzione di tratti, però in generale la combinazione non è possibile. Questo sistema che voi vedete scritto qui sotto, che io ho rappresentato nella figura in giallo, è rappresentato qui nella figura sopra, e dove c'è scritto anche l'equazione di maglia corrispondente. Moltiplico questa equazione di maglia per l'equazione dei tratti e ottengo l'equazione delle maglie, che vedete scritta in maniera vettoriale in alto e in maniera secondo le componenti in basso. Richiede una doppia sommatoria, ma sembra molto complicata, ma qui bisogna ricordare. Allora, gli indici quando sono ripetuti sono anche sommati. Allora, maglia cappesima, tratto ellesimo, tratto ellesimo, nodo giesimo. E questo corrisponde perché questa è l'altezza piezometrica nel nodo giesimo. Uguale, sempre, qui c'è l'unico indice libero è K, tratto ellesimo, qui è il delta che sarebbe di Q, il delta di Q del tratto ellesimo rispetto al nodo giesimo
moltiplicato per la portata, questi sono tratto e tratto, e questa è per la portata nel tratto C10. Allora il nostro sistema di prima non è molto variato, se quello che varia veramente è il numero delle equazioni, perché ho le equazioni di continuità ai nodi sono uguali a prima, le equazioni per le maglie sono molte di meno. Quante di meno? Voi vi ricordate il numero caratteristico di Eulero, che è il numero di nodi meno il numero di tratti più il numero di maglie uguale a 1. Quindi attraverso questa equazione siete anche in grado di stabilire quante equazioni di meno avete. Ed è in generale, adesso con i computer diciamo che non ci farebbe neanche nessuna grandissima impressione risolvere tutte le equazioni di tratto. Però fino a qualche anno fa, in cui si dovevano risolvere le equazioni a mano, risparmiare su un bel po' di equazioni non faceva male. Per cui spesso questo è il sistema, è un sistema non lineare e va risolto con un metodo non lineare. E come vedete anche in questo modo noi riusciamo a trovare le altezze piezometriche in tutti i nodi. Metodo iterativo. Storicamente, perché conosciate un po' di nomi, so che ho sforato sicuramente l'orario, ma poi avete lezione voi. Sto dicendo con un modo così sconsolato che quasi mi viene da piangere. Vediamo quest'ultima cosa. Purtroppo non abbiamo lezione. Allora, storicamente questo tipo di equazione sulle maglie è stato scritto è stato risolto con questi metodi. Il primo si chiama metodo di Cross. Allora se uno mi domanda cos'è il metodo di Cross, voi gli rispondete semplicemente: era un metodo elementare per risolvere l'equazione della retta in pressione in condizioni di moto permanente, che veniva usato un tempo, che ora non si usa più perché aveva problemi di convergenza verso una soluzione. Però si faceva a mano, aveva delle caratteristiche per cui si poteva fare a mano. Poi c'è il metodo di Charles and Wood, che vi vado ad illustrare fra una slide. Poi ci sono i metodi di Newton-Raphson e il metodo del gradiente. In particolare, ma dopo ci sono variazioni sul tema, insomma, il metodo del gradiente è quello usato in Epanet, di Pilati e Todini, che sono due italiani, Todini e Pilati. E che va ricordato anche quello, non solo i due italiani l'hanno provato, e poi Environmental Agency, Protection Agency degli Stati Uniti, lo ha utilizzato in questo suo modello, lo ha reso famoso in tutto il mondo, quindi degli italiani famosi per il metodo del gradiente. Come funziona il metodo? Supponiamo adesso appunto che ci sia il problema che voi non abbiate Epanet. Se avete Epanet adesso fra un po' sarete tostissimi nel risolvere il sistema, anche se magari non così non conoscerete così a fondo come funziona il metodo risolutivo, però in pratica saprete risolvere il vostro sistema. E invece vi capita un giorno che non avete Ethernet o un computer e dovete risolvere il problema, e come fate? Usate il metodo di Charles and Wood. Il metodo di Charles and Wood consiste in una linearizzazione banale, se vogliamo, del nostro sistema. Il nostro sistema non è che contiene la non linearità, la contiene qui perché all'interno di delta è una funzione di Q.
quindi Q ecco, è contenuto come Q al quadrato. Quello che allora voi potete fare è la prima iterazione, potete usare il metodo iterativo che vedete qui segnato con un punto e virgola, e alla prima iterazione supponete che il Q uguale dentro alla matrice delta sia uguale ad 1. Sì. Quindi ogni elemento diagonale è semplicemente il prodotto di B per B elevato alla mu per la lunghezza del tratto. A questo punto il sistema non è più un sistema quadratico, cioè che ha equazioni quadratiche nella portata, ma è un sistema che è assolutamente lineare nella portata. Io lo so risolvere con le portate, i sistemi lineari li so risolvere sempre con metodo di Gauss, metodo di sostituzione, cose di questo tipo. E quindi siamo in grado di trovarci le portate che fluiscono, che sono compatibili con questo sistema. Soluzione del sistema lineare. Però questo l'abbiamo fatto al prezzo di una semplificazione. Cosa succede se adesso abbiamo queste portate di primo tentativo che vedete qui? Beh, quello che possiamo fare è andare a sostituire l'espressione all'interno di delta. Questa volta ci mettiamo le portate, non le mettiamo più uguali ad 1, le mettiamo pari alle portate Q punto e virgola 1 che avevamo ottenuto nell'iterazione precedente, questa che voi vedete qui. Otteniamo queste portate Q1 qua, queste le andiamo a sostituire, eccolo qui, al posto di questi valori qua nella matrice delta, le Q1, quindi nell'equazione del secondo tentativo abbiamo questo delta che in cui ci ho messo un apice 2, che significa che dentro alle portate ottenute al primo tentativo. Di nuovo questo sistema è un sistema lineare nelle portate, io lo so risolvere nelle portate. Mi calcolo di nuovo i Q, che saranno i Q di secondo tentativo. Procedo allo stesso modo, sostituisco il Q di secondo tentativo all'interno dell'espressione del delta e mi calcolo le Q di terzo tentativo e via e via e via. Quando è che mi fermo? Beh, mi fermo, eccole qui, qui ci sono scritte le portate, quindi questa è la formula del delta con le portate di tentativo S-1. Mi fermo quando la portata che ho ottenuto come soluzione al tentativo N meno le portate che ho ottenuto come soluzione al tentativo N-1 diviso le portate che ho ottenuto al tentativo N, che qui invece di N l'ho chiamato S, ma non cambia niente, invece di ennesimo è essesimo, è minore di un certo valore che io ho fissato a priori, epsilon potrebbe essere, non so, un centesimo diviso al secondo, per esempio. No, non un centesimo diviso al secondo, in questo caso portate su portate è un centesimo. Quando l'errore che faccio è minore di un centesimo, potrei fermarmi in questo processo di iterazione. Questo è un tipo di calcolo che con una calcolatrice a mano io posso fare e che quindi posso usare in quei casi appunto in cui non ho gli elementi più complessi che implicano l'uso del metodo del gradiente. Perché data in relativo la precisione? È data in relativo perché in alcuni tratti dell'acquedotto le portate che fluiscono sono molto piccole, in particolare possono essere anche zero. Supponiamo che io fornisco l'acqua a voi che siete l'acquedotto. E se voi avete, a seconda di chi beve in quel momento, diciamo, ci sarà un punto di ristagno che si muove lungo la rete, possibilmente nelle ultime file,
che si muove, in cui lì la velocità dell'acqua sarà nulla, in quel caso la portata sarà nulla. Qui certo che abbiamo la somma su tutti i tratti, però ci potrebbero essere situazioni in cui le portate sono molto basse. Questo è un esempio con due maglie, sei nodi, due maglie, zero serbatoi, sette tratti. Questa è la matrice di incidenza, questa è la matrice di, delle maglie, un esercizio che dovreste fare una volta in vita vostra è quello di calcolarvele queste matrici da sole e poi vedere se, se confrontate con, per esempio, prendere questa rete, calcolarvi le matrici di incidenza e la matrice delle maglie e vedere se queste se quelle che ho calcolato io sono corrette. Di solito io ho sempre qualche errore dentro, per cui siate sicuri, non potete essere sicuri. A questo punto il sistema che risulta scritto, quello di conservazione dell'equazione di continuità ai nodi, è questo sistema che vedete rappresentato qui. Sono 5 delle equazioni, sono linearmente indipendenti. Questo anche lo potete verificare, per cui le equazioni che voi potete utilizzare sono in realtà n-1 se n sono i nodi. Allora, le equazioni sui tratti sarebbero queste. Ho scritto le equazioni sui tratti sono poi banali perché sono H1-H2 uguale, sì, tutta la pappardella di elementi che compaiono, però il tratto 1 ha Q1, D1, L1 e B1 dentro come elementi. Non uguale a 0, l'ultimo uguale a 0 è assolutamente sbagliato, non so. L'ultimo uguale a 0 qui presuppone che qui ci sia un segno meno invece di un uguale. Se invece questo sistema uno può ragionare, invece presuppone che di scrivere l'equazione di le maglie, invece di scrivere le equazioni sui tratti che sono 7, sì, scrive solo le due equazioni delle maglie che sono queste. Quindi l'equazione dei nodi e l'equazione delle maglie che sono queste, ma alla fine anche qui l'equazione è relativamente semplice, perché man mano che voi avete scritto un numero sui tratti e sapete quali tratti appartengono ad una maglia, dal punto di vista visuale, vedete tratto 1, tratto 7, cioè la maglia, adesso dovete guardare i numeri che avevo messo prima, il tratto 1, il tratto 7, il tratto 5, il tratto 6 appartengono alla stessa maglia, questi segni che sono davanti si riferiscono al segno reciproco esistente tra la direzione che ho scelto nella maglia e la direzione che ho scelto nel tubo, e poi diciamo che da un certo punto di vista, una volta che voi avete messo anche i numeri, se non vi rappresentate la formula astratta, le formule che compaiono sono semplici da indicare, sono delle